Ciao ragazzi, sono Antonio di lezionidichitarramoderna.com. Oggi guardiamo come poter suonare I'm Gonna Be, o anche nota come 500 Miles, dei Proclaimers. Questo qui è un brano alquanto noto e alquanto semplice da suonare sulla chitarra. Adesso non lo guarderemo in tonalità originale, ma bensì in tonalità di La, perché questa lezione fa parte di una serie sul trucco dei tre accordi in tonalità di La, dove appunto mostro diverse canzoni che possono essere suonate utilizzando tre semplici accordi, il La, il Re e il Mi. Se questo è il primo video della serie che stai vedendo, allora semplicemente clicca sul link che appare sul video per andare a vedere le lezioni nella playlist, quindi nell'ordine giusto, e poi guardarle tutte quante lì e vedere come suonando, utilizzando tre semplici accordi, puoi suonare veramente tante canzoni, ok? Quindi vai a vedere il video lì se vuoi, oppure puoi continuare e andiamo a vedere come poter suonare il brano. Qui abbiamo due battute di La, quindi prima e seconda battuta, poi terza battuta e quella di abbiamo un Re, e poi sulla quarta battuta abbiamo un accordo di Mi. Questo qui è il verso, il chorus, la 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 na 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 na, quella parte lì è sempre La, due battute. Poi la terza battuta viene a essere divisa tra il Re 1 2 e il Mi 3 4, e poi ritorniamo a La di nuovo. Ok, quindi come puoi vedere è tutto alquanto semplice. L'unico problema qui è quello che facciamo con la mano destra, che è un po' più avanzato rispetto ad alcuni altri brani che abbiamo visto in questa serie, dove adesso innanzitutto iniziamo con una che si potrebbe definire una pick-up line. Praticamente suoniamo sulle varie della battuta precedente e poi andiamo sull'uno. Quindi in questo caso 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4, 1. Quindi sulle varie del 4 suoniamo questa contropennata e poi andiamo a suonare sempre e solo sul battere. Quindi 1, 2, 3, 4. Ok? Solo che, come puoi sentire, adesso non stiamo facendo suonare l'accordo per un lungo periodo di tempo, ma lo stoppiamo. Questo qui è un accordo staccato, ok? Quindi non è 1, anzi, 1, 2, 3, 4. Non è così, ma è staccato. Quindi appena lo suoniamo, lo fermiamo l'accordo. E quindi come lo fermiamo? Lo fermiamo sollevando leggermente le dita che stiamo premendo qui con la mano sinistra. Leggermente, non vogliamo toglierla completamente perché altrimenti poi perdiamo il nostro posto. Quindi leggermente la solleviamo così da ottenere questo tipo di suono, e poi utilizziamo anche un palm muting, quindi con la mano destra andiamo a fermare tutte quante le corde, in effetti. Quindi ci appoggiamo, faccio questo servizio, ok, ovviamente molto più veloce e naturale, ok. Ecco, in questo modo. Se questa lezione ti è piaciuta, sono sicuro che ti potrebbe interessare il mio corso Chitarra Primi Passi. Questo qui è un corso dedicato a tutti quanti coloro che si avvicinano alla chitarra e vogliono già da subito imparare un gran numero di canzoni utilizzando dei semplici accordi. Prova a vedere l'offerta speciale, c'è il link che appare su questa pagina, oppure la trovi anche nella descrizione di questa pagina. E poi mi raccomando, ragazzi, queste lezioni sono gratuite, quindi apprezzerei veramente tantissimo un pochettino di collaborazione. Se ti è piaciuta e hai imparato qualcosa oggi, clicca mi piace, condividila con i tuoi amici e lasciami un bel commento. Grazie per l'ascolto, non dimenticarti di controllare Chitarra Primi Passi, sono sicuro che è un corso che ti sarà di grande aiuto per estendere il tuo repertorio già da subito. Grazie per l'ascolto, alla prossima!